Chi era l'uomo? Evolvenza a cura di Vubbi. Città, grande città, quante foglie secchi e lasci anonime. Chi era l'uomo che l'altra sera hai lasciato morente a via del Mandrione? Apparente età di 50 anni, un colpo d'arma da fuoco al petto, nessun documento. Ancora agonizzava quando l'hai fatto trovare. Gli hai lasciato vicina, per più di 3 ore la morte, l'infermiera più brutta. Grande città, ogni giorno lasci sempre qualche cadavere anonimo. Tu sei la mandante, ma chi esegue i delitti? La solitudine della folla? E poi perché uccidi, soprattutto quando diventi notturna? Allora impazzisci e i semafori vuoti ridono davanti a chi rantola. Grande città, tu sei una grande maestra di indifferenza. Il tuo invito mortale da un quartiere all'altro è sempre lo stesso. Arrangiatevi. Commento. Il pessimismo esistenziale, il vedere tutto di seconda mano, il rotolarsi da una giornata grigia ad un'altra più grigia, non è mai sintomo d'evoluzione. Già l'individuo che inizia ad abbandonare la fascia della media evoluzione per inoltrarsi in quella dell'evoluzione medio-alta sente che tutto è per il meglio e che dipende solo da lui fare di ogni attimo un motivo di nuova evoluzione.